E ora voltiamo pagina, ultimo servizio di questa puntata numero 33 di Electric Motor News, sono le impressioni di guida della Porsche Boxster S che insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo avuto l'occasione di guidare. E vi chiederete il motivo per cui è stata inserita in Electric Motor News e non in Motor News questo servizio e noi ve lo spieghiamo proprio nello stesso servizio. Vediamo. La Porsche Boxster S Cabrio che insieme a Lilia Marcucci abbiamo guidato è una sportiva che offre un grande piacere di guida insieme alla raffinatezza dello stile Porsche e con lei il divertimento è assicurato. Con queste premesse, insieme a Lilia, abbiamo cercato di domare i 315 cavalli del motore centrale Boxster da 3.436 cm3 e doppia frizione che equipaggia questo gioiello della casa di Zuffenhausen. E senza esagerare per evitare danni, entrambi abbiamo apprezzato la straordinaria maneggevolezza e tenuta di strada della due posti tedesca. Le sospensioni sono dure al punto giusto e garantiscono sicurezza nella guida anche allegra, mentre il cambio automatico a 7 rapporti asseconda il motore in tutti i momenti ed in qualsiasi impostazione la si usi. Riguardo i programmi di guida, sono previsti normale, sport e Sport Plus, con regolazioni diverse di motore, cambio e ammortizzatori, e persino la possibilità di modificare il rumore del motore, che in ogni caso è musica vera. Visivamente è cambiata molto dalla precedente versione, con i nuovi gruppi ottici anteriori, prese d'aria inferiori frontali e parabrezza più inclinato, mentre lo stile del posteriore è anche cambiato. E ora presenta l'alettone estraibile che si sviluppa in tutta la superficie tra i due fari posteriori, mentre è diventata più lunga di 60 mm e più bassa di 10 mm con carreggiate allargate rispetto al modello precedente di Boxster. Sembra di essere seduti su un aereo, è stato il commento di Lidia, che ha subito trovato la giusta posizione di guida grazie alle regolazioni elettriche dei sedili, ed ha aggiunto che lo stile Porsche è unico. Questo presenta le stesse finiture e pregio della Panamera che abbiamo provato. Nulla che dire, su questo Lilia ha pienamente ragione. Infatti, gli interni sono disegnati e costruiti con grande cura nei dettagli ed ottima qualità dei materiali, mentre la nuova capote è in tessuto ed il suo telaio è stato costruito in magnesio e alluminio, in modo di ridurre il peso e con notevole studio di insonorizzazione. Particolarità di questa capote è la possibilità di aprirla mentre si è in moto, fino ad una velocità di 50 km all'ora, che è il record per la sua categoria. La posizione di guida è ottima e la strumentazione principale è composta da tre quadranti circolari, a sinistra il tachimetro, in centro il contagiri e a destra il computer di bordo, che includono nel quadrante la possibilità di vedere la mappa della strada e che viene riproposta anche nel display posto nella console centrale. Come nella Panamera, sedersi al volante la prima volta ed entrare in soggezione è istantaneo. Nella console centrale ci sono il display del navigatore, la radio, il climatizzatore, la leva del cambio automatico, che si può azionare pure dal volante, ed infine svariati tasti posti in due colonne, tra cui i programmi di guida Sport, Sport Plus, ABS, l'azionamento dell'alettone e l'apertura capote. L'auto non delude il guidatore, è docile e sopra i 4.200 giri spinge rabbiosamente, ma è molto precisa nell'inserimento in curva e non tradisce. Accompagnata da un rumore sordo di motore che spinge, abbiamo provato a cambiare a 6.500 giri usando le leve poste nel volante. L'accelerazione è notevole e persino vengono visualizzati i valori di forza di gravità a cui si è sottoposto durante la guida sportiva spinta. Il peso contenuto in solo 1.350 kg nella versione equipaggiata con la doppia frizione che abbiamo avuto in mano contribuisce ad avere prestazioni del tutto rispetto, con l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 5 secondi. Ma vi chiederete il motivo per il quale abbiamo inserito queste impressioni di guida nella nostra testata Electric Motor News. Il motivo è molto semplice, perché la versione da noi provata era equipaggiata con il sistema Stop and Start che permette di contenere il consumo. Certamente nel ciclo urbano, con le continue accelerazioni e decelerazioni
e stop and go, il valore di 11,20 litri per 100 km non si può dire che sia contenuto, ma tutto cambia nel ciclo combinato, con consumo di solo 8 litri per 100 km ed in quello extraurbano che è di 6,20 litri per 100 km. Notevole, se teniamo conto che sono 315 i cavalli da alimentare. I vani bagagli sono due, uno anteriore da 150 litri ed un altro posteriore da 130 litri, ed è un vero peccato che il motore non si possa vedere. Sicuramente un gioiello di questo tipo va apprezzato anche visivamente. Infine, una nota di colore, perché sicuramente guidare una Porsche non è da tutti, ed avere la possibilità di arrivare a scuola con un'auto sportiva del genere per un ragazzino di 12 anni è un'opportunità più unica che rara. Così, anche il figlio di Livia è stato accontentato ed ha avuto il suo momento di gloria di arrivare a scuola a bordo della Porsche Boxster S di sgargiante colore giallo. Ma quanto costa questo gioiello a quattro ruote? Nemmeno tantissimo, se teniamo conto di quello che offre. Infatti il prezzo della vettura da noi provata è di 69.000 euro. In questo modo finiamo la puntata numero 33 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti, darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario. Grazie, arrivederci e alla prossima settimana.